Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno del leone, ascendente leone, luna o venere nel leone. Andiamo a vedere quali sono le linee guida, le grandi linee guida di questo mese di maggio 2024, ok? Allora, andiamo a vedere, mettiamo tre carte, una a livello generale, una nell'amore e una nel lavoro e poi ce le analizziamo. Allora, vediamo a livello generale. A livello generale, leone, poi l'amore, e il lavoro. Allora, vediamo a livello generale, leone, maggio 2024. La porta di casa, questa è una bellissima energia di equilibrio che mi parla di situazioni che sono in equilibrio, che tornano in equilibrio, affetti, famiglia, una situazione che è bella, e no, la casa, che cosa ti fa pensare alla casa a livello generale? A un equilibrio, a un sentirsi bene, appagati, la voglia di andare incontro all'equilibrio con le persone, con i familiari, la voglia di stare bene insieme, e vedo una situazione di stare bene insieme e anche la voglia di operare per questo stare bene da parte tua, e anche il riuscirci, ok? Vediamo in amore cosa accade in linea generale. La porta dell'arcobaleno mi parla di un inizio a livello amoroso, laddove non avevamo contatti per esempio con qualcuno, c'è una schiarita, arriva l'arcobaleno, quindi anche laddove avevamo no contact o situazioni in cui non ci parlavamo con qualcuno, avremo notizie di quella persona. Oppure la porta dell'arcobaleno, dopo un momento di nubi, di pioggia, no? L'arcobaleno arriva quando c'è la pioggia, ci sono state le nuvole, il temporale, dopo un momento di tempesta c'è l'arcobaleno, quindi una soluzione, un rinnovo, un arcobaleno, c'è qualcosa di meraviglioso in mezzo alla tempesta, ok. Nel lavoro, la porta del cielo mi dice che ci sono ottime possibilità di avanzare nel lavoro, però c'è una piccola prova prima e poi andiamo a vedere di che prova si tratta. Quindi la porta del cielo mi dice che qua c'è il cielo, no? E qua c'è l'angelo armato. Cosa vuol dire? C'è una prova da superare che ti porterà al cielo. Ok. Andiamo a vedere adesso in linea generale cosa accade con la porta di casa per il leone. Allora, in linea generale con la porta di casa cosa accade per il leone? In linea generale, quali sono gli eventi principali? Paggio di denari, due di denari, paggio di bastoni. Ti vedo molto occupata sul piano, sul profilo lavorativo, e anche voler mettere tante cose. Ti vedo molto indaffarata o indaffarato sul piano lavorativo e sul piano anche di nuove cose. Ti vedo molto occupata e con la voglia di fare. Anche una nuova opportunità lavorativa, ti vedo occupata, ma anche di voler mettere le cose in equilibrio su più fronti, di portare, ti vedo occupata, molto occupata o molto occupato, ok? Ancora, la torre e il 6 denari. Guarda, se c'erano delle situazioni squilibrate o può succedere che a livello lavorativo c'era una situazione, un cambio arriva che ti fa mettere le cose in equilibrio. Mi parlano molto di lavoro e anche di gestire più persone contemporaneamente per alcune di voi nell'ambito, nel contesto lavorativo. Mi parla che ci può essere stata una situazione difficile in ambito lavorativo dove si torna, dove si mette un equilibrio. O ci potrà essere una situazione difficile, una rottura, un cambio improvviso, che però ti vedo motivata a mettere un equilibrio, motivato a mettere un equilibrio. Il 6 denari poi in ambito lavorativo mi parla che se ci sono tante cose da fare, ci saranno dei guadagni che ti renderanno felice, delle entrate nuove che ti renderanno felice. Non parlo di essere miliardari, però parlo di un equilibrio raggiunto in tal senso.
Vediamo il lato positivo. Il lato positivo ti vedo proprio bene col nome di coppe, soddisfazioni e guadagni che arrivano dopo tanto sforzo, perché ti vedo occupato, occupato e ricevi gratificazioni il 9 di coppe in questo. Il lato negativo, cavalier di denari, probabilmente ci vuole un po' di più a mettere da parte un po' di denaro, ci vuole un po' più di tempo affinché le cose si sistemino completamente, però ci sono già delle ottime possibilità, va bene? Vediamo a livello adesso, a livello amoroso, cosa accade. Allora, vediamo a livello amoroso cosa accade per il leone. Vediamo. Situazione attuale a livello amoroso. Situazione attuale a livello amoroso. Situazione attuale, come stanno le mie ragazze e i miei ragazzi del leone. Situazione attuale. Tre di denari, ti vedo più concentrata nel lavoro o altre questioni che riguardano le tue mansioni quotidiane. 10 denari, ti vedo molto concentrato sul lavoro. Oppure questa può essere l'energia della tua persona di interesse che è molto concentrata sul lavoro. Lavoro, lavoro, vedi, oppure sei tu, molto concentrata nel lavoro. Sì, ti vedo il paggio di bastoni, questo sei tu, Leone, mettere sforzo e impegno in una questione di casa, lavoro, famiglia, molto concentrata in questo più che sull'amore. Vediamo un po' cosa succede in questo mese, maggio 2024, in linea generale, poi li vediamo con i nostri interattivi, no? Quotidiani. Cosa succede a livello generale nell'amore per il leone? 10 di coppe. Il giudizio. Wow, la giustizia! Ti dico una cosa, se stavi avendo a che fare con una persona che era impegnata sul profilo lavorativo, oppure stava andando tutto bene, le cose andavano bene a livello d'amore, se stai già insieme a una persona, qua la situazione si fa più seria, si consolida se stai già insieme a qualcuno, si consolida anche con la giustizia, con qualcosa di importante, c'è una rinascita, una resurrezione per mettere su famiglia o per fare qualcosa in più se stai già insieme a una persona. Invece, se non c'è nessuno, ragazze mie, io ti dico una cosa: qua per diritto divino, la giustizia divina, entra una persona, ti vedo felicissima. Magari inizia come una splendida amicizia e poi c'è qualcosa in più di più importante. Vedo col giudizio la rinascita dell'amore o qualcuno che appare nella tua vita. Appare nella tua vita per diritto divino ed è una persona giusta, è la persona giusta. Sì, oppure qua c'è l'apparizione di una persona, notizie di una persona, per giustizia, ti vedo molto felice qua. Asso di coppe, vedi un nuovo amore, un'opportunità voluta dal cielo. Ok, vediamo la carta positiva per te. Il sole, wow, ti vedo proprio felice, te l'ho detto anche qua, te l'ho detto anche qui. Ti vedo proprio felice con il sole. Molti di voi conoscono una persona nuova con cui c'è una bellissima sintonia, però c'ha delle potenzialità importanti questa relazione, lo vedrai e lo vedrai a fine mese. Ti vedo molto felice, fino a questo momento abbiamo i segni del leone come te. È tutto a tuo favore comunque, perché tu sei a favore con il leone, l'acquario e la bilancia, ma al di là del segno è questa l'energia. Vediamo la carta negativa, quale può essere? Il re di coppe. Certo è che magari non sapevi se una persona è interessata a te oppure no a livello emozionale, perché magari non si apriva. Io qua vedo che questa c'è una persona che si apre emozionalmente a te. Oppure questo re di coppe sei tu, che tu sia un uomo o una donna, che sei un po' sfiduciata nell'amore, un po' sfiduciato nell'amore, perché 5 di coppe non te lo sei passato bene ultimamente, sei un po' sfiduciata o sfiduciato. Oppure qualcuno che non si apriva emozionalmente si aprirà. Va bene? Vediamo qual è la direzione per te in questo mese, la direzione. 6 di spade, si esce fuori dalle difficoltà. Si esce fuori dalle difficoltà, oppure può essere una persona che è a distanza, come sfida, come direzione. È una delle due, quindi uscire fuori dalle difficoltà, quindi, no? Oppure una persona che è a distanza. Vediamo un'altra sul 6 di spade, la direzione per te. L'8 di spade, uscire fuori dallo stress.
Uscire fuori dallo stress, dal blocco mentale, sono tutte mentali, ok? Perché qua ne vale la pena. Vediamo un po' alla fine cosa succede. Page di spade, 3 di coppe, il 4 di bastoni. Guarda, vedo incontro, celebrazione e festeggiamenti, soprattutto a fine mese. Vedo incontro, festeggiamenti, vedo che tu ti lasci andare, vedo incontro e festeggiamenti con questa persona qui. Sì, assolutamente sì, ragazzi, una stesa bellissima. Energia di cancro, pesci, scorpione. Vediamo ancora. Vedo proprio incontro, energia preziosa. Magari qua può essere l'unico intoppo, la distanza, se questa persona è a distanza, ma si risolve per incontrarsi è l'intoppo. Ma vedo che vi incontrate, vedo energia preziosa condivisa, ok. Vedo anche riconciliazione per molti di voi, eh. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove, gli oracoli lui lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Il nostro è un amore infinito, sembra che stia per finire, ma poi ricomincia sempre. Per alcune di voi che questa persona non si apriva emozionalmente, tu eri turbata per questo, oppure non avevi fiducia nell'amore, l'amore riprende per te. Cos'altro ti dirà questa persona? Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra e questo deve essere, questo è l'essenziale. Questa è una persona che vuole stare a tutti i costi con te. Va bene? Ok. Vediamo cosa ti dice l'oracolo. Leone. Conoscenza profonda. Scambiarsi i doni. Yang, wow! Allora, questa mi parla di una situazione in cui si era un po' più introspettivi. Tu conosci bene questa persona per alcune di voi, per altre invece siete voi che siete un po' più introspettive, o introspettivi, che scrutate l'altro. Scambiarsi doni sono un equilibrio raggiunto, una sorpresa meravigliosa, e Yang è proprio la manifestazione di questo incontro, di questa bellissima energia in questo mese, va bene? Bellissimo, ragazze mie e ragazzi, andiamo a vedere adesso. Sul lavoro, allora, vediamo sul lavoro cosa ci dice la porta del cielo. Vediamo di cosa parla questa piccola prova. Vediamo. Allora, situazione attuale nel lavoro. 7 denari, state attendendo qualcosa, vi vedo attendere qualcosa, state pensando come investire qualcosa di nuovo. O vi vedo nell'attesa, anche nell'attesa di denaro, vediamo, o nell'attesa di un lavoro anche. Vediamo cosa succede in questo mese. Cavaliere di denari, la torre. L'appeso. Molte di voi decidono di voltare le spalle a un'attesa per un lavoro che stavate aspettando, che non vi stanno dando notizia. Voltate le spalle a una situazione ferma, a un'attesa che si protrae. Vediamo qual è l'energia dell'appeso. La regina di spade. Sì, molte di voi voltate le spalle a una situazione, a un'attesa, vi stanno dando un'attesa per qualcosa e si va troppo lenta. Voltate le spalle a questa situazione qui. Ci sarà un voltare le spalle a una situazione e aspettare che cosa accada, oppure ci sarà un parlare chiaro rispetto a una situazione di attesa che ti ha sconcertato rispetto a qualcosa e conseguire altro. Vediamo qual è l'energia della regina di spade, del re di bastoni. Parlerai con qualcuno, parlerai con qualcuno. 3 di coppe e questo ti porterà. Allora, se molti di voi stanno aspettando qualcosa senza parlare, voi parlerete con qualcuno. Questo parlare con qualcuno ha a che fare con questa piccola sfida che avete da fare. E questo parlare vi porterà un qualcosa di nuovo con il re di bastoni. Un qualcosa di nuovo. Vediamo cosa abbiamo al positivo per il lavoro. L'imperatrice nel lavoro abbiamo cioè l'imperatrice significa che è pieno successo e esito. Tu parlerai con qualcuno rispetto a qualcosa che stavi aspettando.
Oppure ti dico anche un'altra cosa, succede qualcosa all'improvviso che mette un fermo o comunque sia ti fa cambiare prospettiva sulle cose. Cosa succede? Che tu prendi in mano la situazione. Prendi in mano la situazione e ti dai da fare per qualcosa o dirai qualcosa. Questo a cosa porta? A un successo personale, l'imperatrice, esito e successo nel lavoro. Sì, esito e successo nel lavoro, regina di denari, sì, nel senso ti vedo poi tranquilla di aver fatto questa cosa. Per chi non c'è il lavoro, io qua vedo che è un lavoro che stavi aspettando, ti dicono di no. Stavi aspettando qualcosa, ma ti dicono di no. Che succede però? Che subito dopo entra qualcosa di molto meglio. Ok, vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Secondo le regole, vedi, tutto stava andando lento, ti fa pensare il pensatore. Messaggio, assolutamente, quello che andava lento si sblocca. Messaggio significa notizie riguardanti questo tuo successo. Ok? Bellissimo, ragazze. In bocca al lupo a tutte e ai ragazzi. Adesso vediamo in linea generale. Due oracoli in linea generale, rimettiamoli qui per il Leone a maggio 2024. Quindi maggio 2024, l'uovo, concepimento e gestazione. Ci saranno delle nuove idee, qualcosa di nuovo da portare a compimento. Il vuoto, dal vuoto al tutto, ricordiamo, il bivio, decisione e scelta necessaria. Questo è un mese per te dove ti troverai a concepire qualcos'altro, a fare il vuoto con quello che non ti serve più e a fare una scelta relativa a quello che tu hai messo in grembo dentro di te, che rispetto a quello, tutto quello che abbiamo visto, no? Quindi, ragazze mie e ragazzi, focalizzatevi sul vostro sé superiore e tutto andrà come a meraviglia, il vostro sé comanda. Detto questo, vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!